finalmente siamo nella presentazione del primo programma della stagione e questa sera per festeggiare le vittorie di Lorenzo Coppe nel 2017. Stagione 2018 pronti al via. Quali aspettative, cosa vi aspettate e cosa puntate? Beh, puntiamo a far bene, sarà molto molto difficile il 2018. Non siamo, diciamo, andiamo su un mondo che è molto complicato, quindi noi cercheremo di fare il meglio e di essere lì subito con gli altri, perché è importante essere lì subito. Cercheremo di fare bene il meglio possibile, insomma. Lorenzo Coppe e Polloni saranno presenti con il nostro team nel campionato italiano 2018, parteciperanno al trofeo Junior e 208 Top e chiaramente le aspettative sono grosse. La macchina, quali sensazioni? Come si sta comportando con le prime prove? Allora, sinceramente devo ancora provare la macchina, e quindi in anteprima vi diremo che faremo dei test prossimamente nelle prossime settimane, appunto per arrivare più pronti possibile alla prima gara che sarà il Ciocco a marzo. Allora parteciperemo al campionato italiano, sicuramente, e nel campionato italiano nel trofeo Peugeot, con la Peugeot 208 di PR2, che sicuramente ci darà una macchina competitiva. E parteciperemo come prima gara al Ciocco. E non le faremo tutte perché non sono tutte comprese nel trofeo, quindi faremo Ciocco, il Sanremo no, l'Adriatico, il Targa Florio e, se non ricordo male, il San Marino e il Roma Capitale. Pilota sicuramente emergente, giovane, talentuoso, ha cominciato la propria carriera con una macchina di livello entry level, ha fatto benissimo. Pilota particolarmente dotato sulla terra e adesso chiaramente il mezzo è molto più competitivo e prestazionale e quindi si troverà a confrontarsi con piloti che già da anni che corrono con questi mezzi e quindi il primo periodo sarà sicuramente di apprendimento, ma conoscendo il talento di Lorenzo non ci sarà tempo tanto di aspettare, attacco subito. Gli avversari più temuti? Beh, indubbiamente il nuovo ufficiale Peugeot, che ha vinto il trofeo l'anno scorso, che è passato ufficiale Peugeot quest'anno, quindi lui sarà sicuramente uno degli ossi più duri da affrontare. In più troveremo avversari che stanno già affrontando questo trofeo da diverse stagioni e quindi hanno un'esperienza sicuramente maggiore alla nostra.